Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it, ancora IFA 2014, stand Huawei. Novità della casa del colosso cinese, l'Ascend Mate 7, il loro nuovo phablet. Telefono molto atteso da tutti gli appassionati dei phablet. Devo dire che dal punto di vista del design, così a un primo touch and feel, il telefono veramente mi piace veramente, veramente, veramente molto. Andiamo a sbloccare il dispositivo, classica interfaccia Huawei, in questo caso molto ridisegnata, rivista e corretta, chiaramente sempre diciamo iPhone style senza il drawer, quindi tutto ciò che scaricherete verrà installato sulla home, però devo dire che rispetto alle altre home di Huawei è veramente molto molto fluido. Insomma, un'ottima fluidità di sistema, nonostante questa sia una demo, quindi è stato toccato da tantissime persone, è veramente veramente molto molto fluido. Scheda tecnica veloce per questo Ascend Mate 7, un display da 6 pollici full HD 1920x1080, un processore proprietario octa-core, 4 processori da 1.8 GHz e altri 4 da 1.3. Parte posteriore con una fotocamera da ben 13 megapixel che gira video a 1080p con il flash LED e il sensore di impronte. Come posto in maniera, diciamo, a mio parere non eccezionale, un po' come l'HTC One Max. Infatti io nella recensione del One Max avevo detto che era una posizione un po' scomoda. Comunque abbiamo anche il lettore di impronte. Abbiamo detto dei processori octa-core, abbiamo ben 2 GB di memoria interna, purtroppo solo 16 GB di memoria interna non espandibile con una micro SD. Batteria da 4100 mAh, che insomma che dovrebbe garantire una discreta autonomia. Dimensioni sicuramente generose, 157x81 per soli 7.9 mm, devo dire che è veramente uno spessore quasi record per un phablet, 185 sono i grammi. Devo dire che per essere un phablet, a mio avviso, è veramente molto molto sottile, insomma non è neanche molto pesante, è un design molto interessanti, cornici molto strette. Possiamo prendere ad esempio il mio solito G3, guardate come le cornici edge to edge siano veramente molto sottili su entrambi i device. Mettiamo via il mio G3, continuiamo a fare delle piccole conclusioni su questo Ascend Mate, rapidissima panoramica, capsula auricolare, fotocamera anteriore da ben 5 megapixel, quindi per gli amanti dei selfie sicuramente avremo delle ottime foto, logo Huawei, tasti a schermo che non sono la passione di Mariol, tasti laterali, accensione e spegnimento blocco sblocco, bilanciere del volume dalla stessa parte. Da questa parte abbiamo l'ingresso per le due SIM, mi sono dimenticato di dirvi, scusate, che il telefono è un dual SIM. Qui in alto abbiamo l'ingresso da 3,5 per le cuffie e il microfono per la riduzione dei rumori. Facciamo una prova della fotocamera, prendiamo un soggetto a caso, messa a fuoco, perfetto. Andiamo a vedere il risultato. Questa è la foto appena scattata, eccola qui. Insomma, devo dire che il risultato è abbastanza buono, chiaramente in condizioni qui nelle varie stanze c'è molta luce, però comunque devo dire che la fotocamera fa sicuramente dei buoni scatti. Possiamo uscire, non siamo connessi a internet, quindi non possiamo fare la prova di navigazione internet, però insomma a un primo impatto questo Ascend Mate 7 ci sembra un buon phablet. Chiaramente non è un telefono adatto per chi ama i telefoni compatti e diciamo molto, molto maneggevoli, però sicuramente potrebbe essere un buon strumento di lavoro per chi fa un uso molto business del telefono. A livello di design, ripeto, ci piace molto, speriamo di averlo in prova il prima possibile. Un saluto dallo stand Huawei da IFA 2014, da Shido, a presto!